Tutto questo grazie a un nuovissimo gateway, cosiddetto IoT Gateway, aperto flessibile, che ci permette di realizzare tutto ciò. Quindi, prima di tutto, parliamo di Evonflexi 205, che è il modello ultimo nato, che ci permette prima di tutto di fare l'accesso remoto alle macchine. Quindi, come tutti i precedenti modelli, si è fatta conoscere, Evon è nata, insomma, per permettere l'accesso remoto alle macchine. Poi, con la soluzione Talk2M, già da lontano 2006, diciamo che è stata la prima in ambito industriale a fornire questo tipo di servizio. Però non è solo questo, abbiamo detto che ci vuole qualcosa in più per realizzare l'applicazione IoT. Ci vogliono i dati, quindi mi serve avere la possibilità di connettermi alla macchina in qualche modo, quindi leggere e raccogliere dati dalle macchine, quindi per ricavarne delle informazioni. I cicli in macchina, gli allarmi, statistiche, poter cambiare un set point, poter rilevare consumi della macchina stessa. Quindi monitorare prima di tutto in tempo reale i dati della macchina. Che poi questi dati siano monitorati in locale, come abbiamo detto prima, magari tramite l'OPC UA, che è una tecnologia aperta e riconosciuta in ambito anche qua industria 4.0, per esempio, piuttosto che monitorare i dati da remoto. Ormai quasi tutti vogliamo monitorare i dati dell'impianto anche collegandosi, per esempio, con il proprio telefono, il proprio smartphone, il proprio tablet, anche se non siamo in azienda, anche se non siamo in quel momento, diciamo, disponibili sul lavoro. Quindi in qualsiasi punto del mondo vogliamo avere la possibilità di fare questo. Poi raccogliere i dati, quindi queste informazioni devo avere la possibilità di raggrupparle, di fare data collection e poterli poi visionare magari in un secondo momento, quindi poterle immagazzinare in remoto, magari anche in cloud. Quindi tutto questo è possibile farlo, è possibile realizzare. Quindi normalmente, come ha detto Giorgio poco fa, soprattutto i costruttori di macchine stanno un po' pensando, si stanno un po' orientando in questo senso, e chiaramente non solo loro, ma anche i sistemi integrator che poi vanno a integrare questo tipo di applicazioni, sono tipicamente i clienti che approcciano a questo tipo di prodotto. Lo vediamo in dettaglio, come magari qualcuno conoscerà sicuramente il vecchio, diciamo, il precedente Flexi, che comunque esiste ancora, ma questa soluzione nuova è una soluzione che dal punto di vista del form factor, insomma, è un oggetto che va un po' a replicare quelli che erano i precedenti modelli della serie Evon. Sulla base vedete che ci sono quattro porte, di questa una è una WAN e le altre tre sono LAN, quindi il lato dove vado a collegare la macchina, il mio PLC, il mio HMI. E poi integra due slot di espansione dove posso andare a inserire delle card opzionali. Questo per diciamo, espandere quello che può essere la connettività sia a livello internet, quindi cellulare 3G, 4G, sia a livello wifi. E poi non solo, connettività verso il campo, quindi verso la macchina, dove mi serve magari ancora una connessione seriale, una connessione MPI per il mondo Siemens, piuttosto che una connessione USB per andare su piccoli device, piccoli PLC che non hanno c'è la porta di rete, per esempio, oppure io per integrare direttamente dei segnali di natura elettrica. Questo molto utilizzato, magari meno nei costruttori di macchine, ma molto utilizzato in ambito telecontrollo. Ricordiamo che Evon, soprattutto il Flexi, è un oggetto molto trasversale dal punto di vista del mercato, e quindi non solo chi fa semplicemente la macchina packaging, piuttosto che l'imbottigliatrice, piuttosto che la macchina per la produzione della plastica, insomma, quindi oggetti dedicati anche in altri settori. Noi vedremo più tardi. In dettaglio, quali sono le funzionalità di Evon? Abbiamo detto accesso remoto, abbiamo parlato di acquisizione dati, quindi abbiamo parlato di parlare direttamente col PLC, con
diversi PLC, quindi con i maggiori brand dei PLC, quindi con i principali protocolli. Abbiamo parlato di registrazione, recupero dati, notifiche via email, via SMS, pagine web per sviluppare pagine dedicate, interfaccia PC e personalizzazione tramite programmazione, quindi scripting basic ed eventualmente sfruttando un motore Java un po' più evoluto, multithread, per sviluppare anche qua applicazioni dedicate molto più spinte dal punto di vista della programmazione. La parte di accesso remoto, forse la parte, la funzionalità più conosciuta di Ivona, ha delle peculiarità, quindi è una connessione uscente, quindi verso i firewall non devo andare a chiedere all'IT manager di fare grandi configurazioni, usa la porta standard HTTPS di base, quindi HTTP 443, in alternativa la UDP 1194, e per quanto riguarda un discorso di sicurezza è molto importante sottolineare che Ivon va a fare la segregazione della LAN della macchina, quindi non è possibile di norma, dal punto di vista, diciamo, del setup, di poter andare a fare, diciamo, navigare verso la rete cliente, insomma, quella che vedete qua nel disegno, la parte tracciata in blu, insomma, questa rete blu. Non è possibile per chi entra in accesso remoto andare a, diciamo, perlustrare o a navigare quelli che sono magari il PC o il server del cliente finale. Solo la parte verde è accessibile da chi entra in VPN. Inoltre è possibile anche permettere l'abilitazione della VPN, quindi potenzialmente l'accesso remoto anche in locale. Quindi questo vedremo anche dopo una slide. È il primo layer, è il primo livello di sicurezza che viene posto con le soluzioni Ivon. Con tutto questo, l'utilizzo del Tortue M è incluso, quindi insomma la piattaforma che permette di creare, permette di fare accesso remoto è inclusa nella proposta. Inoltre, non da tantissimo, ma insomma ormai da diversi mesi, è possibile anche fare accesso remoto con tablet e smartphone direttamente con un'app dedicata. Quindi è possibile raggiungere in VPN i device connessi alla LAN di Ivon direttamente con un'app per tablet o smartphone, quindi sia per il mondo Android che per il mondo iOS, direttamente dal vostro dispositivo mobile. Questo è molto utile perché vi permette, appunto, di una volta stabilita la connessione, di aprire un'ulteriore app che vi permetterà di raggiungere i vari device sulla macchina. Quindi, non so, un client VNC, piuttosto che un'app dedicata per raggiungere il device che sta collegato sulla LAN della macchina stessa. Questi principali PLC e brand che Ivon supporta a livello di comunicazione. Abbiamo detto che se non c'è la comunicazione, se non c'è la connessione con il campo, tutto quello che viene dietro nella piramide, salendo di livello, non sarebbe possibile. E questo, insomma, Ivon più o meno copre, insomma, la maggior parte dei principali brand a livello mondiale. Registrazione dati: i dati che Ivon è in grado di leggere dal campo possono essere bufferizzati nel tempo. Tramite la sua interfaccia di configurazione è possibile configurare le tag di comunicazione fino a 2500 tag. Normalmente Ivon, insomma, nasce per fare diciamo, un recupero dati, una comunicazione con i dati della macchina con un polling normalmente, insomma, intorno al secondo o mediamente sopra al secondo, insomma. Log dati locali, quindi il buffering locale, è fino a 1 milione di punti. Questo è configurabile fino a un massimo, appunto, di 1 milione di punti. Stiamo presente che questo vuol dire che io lavora in buffering, quindi è un fico, diciamo, quando sono esauriti i 1 milione di punti, il più vecchio viene sovrascritto. Questo è uno dei motivi per cui si lavora normalmente con un invio dei dati in maniera schedulata, perché così facendo io vado sempre a inviare i dati nuovi senza
corre il pericolo di dover sovrascrivere i più vecchi. Le notifiche dell'allarmistica, per quanto riguarda la gestione di allarmi, IWON supporta fino a 4 soglie per quanto riguarda le variabili numeriche, chiaramente possono essere gestite anche variabili booleane, e possono notificare via mail gli allarmi andando a usufruire del server di posta SMTP come servizio top2M, quindi mi slega da quello di dover usare servizi di terze parti che magari hanno bisogno di certo tipo di autenticazione piuttosto che certo tipo di tecnologie. Da questo punto di vista IWON è svincolato perché può usare il suo servizio come server di posta e non solo, può essere usato anche come relay di SMS, quindi posso anche inviare SMS pur non avendo a bordo magari la SIM e la card dedicata per connettersi alla rete mobile. Come primo approccio per quanto riguarda la raccolta dati, anche le stesse mail possono essere usate per inviare non solo notifiche d'allarme, ma anche dei dati, quindi anche qua schedulando periodicamente l'invio di una certa mail con all'interno delle informazioni che possono essere recuperate, presenti nell'IWON e recuperate magari come storico dati, piuttosto che storico allarme. Abbiamo parlato di personalizzazione web, chiaramente con il motore web a bordo di IWON io posso personalizzare tramite diciamo, scripting, in questo senso HTML. Se sono uno sviluppatore lo posso fare ovviamente partendo da zero, ma con un tool dedicato che si chiama VueOn facilmente posso realizzare le mie dashboard HTML visibili poi da qualsiasi dispositivo, quindi anche tablet e smartphone, tramite servizi web di Vector2, che è un servizio web, è M2Web, uno delle possibilità, ma anche come abbiamo visto poco fa, anche tramite app, quindi posso andare a recuperare le pagine che sono all'interno che girano all'interno di IWON per poter visualizzare in real time, ma anche visualizzare trend storici che IWON mette a disposizione. Quanto riguarda la personalizzazione tramite scripting, abbiamo detto che facilmente si può approcciare a uno scripting in Basic, quindi IWON integra una console di scripting, quindi una console integrata, non servono tool esterni per sviluppare in Basic, e questo mi permette un primo approccio abbastanza base, ma comunque molto potente, perché è integrato chiaramente nel firmware di IWON, per poter personalizzare ulteriormente le applicazioni. C'è un altro livello che può essere appunto il motore Java, con l'ultima versione firmware. C'è a disposizione una Java Standard Edition, quindi qua con diciamo, un pacchetto esterno, quindi un SDK, è possibile sviluppare tramite tool esterni, quindi tool di sviluppo Java, applicazioni in questo caso che girano direttamente su IWON, quindi il compilato gira su IWON e gira indipendentemente da quello che è il firmware stesso dell'IWON. Posso personalizzare veramente tante cose, quindi da soluzioni anche semplici, insomma, di invio, SMS, email personalizzate, piuttosto che sviluppare anche protocolli di applicazione, protocolli di comunicazione personalizzati. Quindi IWON ne ha parecchi di protocolli di comunicazione, ma non è che sempre si può coprire tutto il mercato, sappiamo benissimo che c'è veramente tanto dal punto di vista comunicazione. Chiaramente i prodotti Anybus ci vengono molto in aiuto in questo senso, ma a volte bisogna sviluppare il protocollo dedicato. Quindi sia in Basic, ma soprattutto in Java, è possibile creare un IO server, quindi creare una comunicazione dedicata, che può girare direttamente su IWON per poter raccogliere dati quando IWON non ha un protocollo nativo. Ci sono, se volete segnarvi questo indirizzo, techforum.iwon.bit. Qui c'è un bello scambio di informazioni e su questo forum trovate anche degli esempi già fatti, anche in Basic soprattutto, ma anche in Java, di varie applicazioni, di clienti e non che hanno, diciamo, offerto il proprio pezzettino di codice su questo forum.
Abbiamo parlato di tecnologia OPC, OPC UA, ad oggi, insomma, una delle tecnologie OPC riconosciute in ambito Industria 4.0, sicuramente l'utilizzo di OneFlexi permette alla macchina di diventare OPC UA compliant. Quindi anche solo chi riceve una richiesta dal cliente finale di interfacciare la propria macchina in OPC UA, con EVONFlex è possibile farlo semplicemente sfruttando quel driver di comunicazione che EVON ha già integrato verso il PLC, con veramente pochi flag di attivazione. EVON diventa OPC UA Server, quindi facilmente integrabile, come vedete nell'immagine qua a destra, integrabile verso i servizi o applicazioni normalmente utilizzati in ambito factory floor, quindi quando il cliente finale ha un suo sistema SCADA, un suo sistema Historia, un suo ECS, un suo ERP, un suo MES, che deve essere integrato in OPC, dove la macchina deve essere integrata poi in OPC. Non ultimo, EVON non solamente OPC UA Server, ma anche OPC UA Client, quindi può lui stesso prelevare dati, parlare con dispositivi UA server, per esempio andando a parlare con un sistema SCADA che normalmente l'OPC ce l'ha di default. Tutto questo, la configurazione viene fatta tramite interfaccia web. Attualmente, con gli ultimi aggiornamenti firmware, questa interfaccia web è stata completamente rinnovata, quindi molto più semplice, molto più intuitiva, molto più facile, molto più moderna. C'è sempre la parte di wizard, di setup per quanto riguarda la configurazione internet e la registrazione tortuga. E come per il passato, non servono software aggiuntivi, quindi l'interfaccia web è integrata e serve semplicemente un browser. Inoltre, tramite interfaccia SD card è possibile fare delle configurazioni offline senza dover avere praticamente un PC sotto mano. Una volta creata un setup via file, è possibile replicare la configurazione su EVON differenti con l'SD card.